Ora noi parliamo di musica perché questa sera al Teatro Ponchielli di Cremona ci sarà la serata degli allievi del Quartetto di Cremona che apre la rassegna dedicata all'Accademia Internazionale di Formazione Musicale. Naturalmente ne parliamo con Roberto Codazzi e chi se non con lui, e ci ha portato ospite Simone Gramaglia, violinista del prestigioso Quartetto di Cremona. Benvenuti. Grazie. Allora, Grazie a te. Roberto. Io non posso non svelare al nostro pubblico la carambata che si è consumata dietro le quinte perché Cristina ha denunciato a Simone le sue origini genovesi, per cui si sono scoperti vicini di casa praticamente. Esatto, Sì. esatto. Deve, ha un accento che lo È tradisce, l'ho vero, riconosciuto cerco di non farlo subito. sentire, ma Sì, loro cercano di mascherarsi giustamente perché avendo preso questo brand del quartetto di Cremona, ma Sì, è vero. sono tutti e quattro genovesi. Simone è il violista del gruppo e questa sera presentano appunto al Ponchielli i gruppi che frequentano il loro corso di alto perfezionamento all'Accademia Walter Stauffer e in qualche caso c'è il pericolo che l'allievo superi il maestro, no, Simone? Perché un loro gruppo, tra l'altro, proprio quest'anno ha vinto il premio Abbiati, che è uno dei premi più prestigiosi, il quartetto Guadagnini. E stasera invece ti ascolteremo al Ponchielli. Questa sera ascolteremo quattro dei nostri gruppi, che sono in totale una decina, e inizieremo con un trio d'archi, il trio Tangram, che eseguirà un'opera di Schubert, trio Satz, cioè pezzo per trio, brano per trio. Dopodiché avremo un quartetto di Torino, quartetto Noctis, che è formato da quattro per ragazzi che studiano, che suonano, che lavorano all'orchestra della RAI e che hanno deciso, nonostante questo, una cosa bellissima, di fare quartetto. Questa è una cosa, devo dire, particolare perché normalmente chi ha già un lavoro in orchestra non si preoccupa più di tanto, ecco, di dedicarsi a questa formazione. Loro invece lo stanno facendo in maniera incredibilmente seria, lo affrontano con un impegno enorme e questa sera finiscono la prova a Torino e si catapultano qua a Cremona per poter suonare l'opera 59 numero 1 di Beethoven. Intervallo e poi seguirà un quartetto spagnolo che ci segue ormai da 2 anni. Il corso si sta aprendo molto anche all'estero, devo dire che questo siamo contenti, e che eseguirà Langsamersatz, un brano di Webern. Un Webern non deve spaventare il nome perché questo brano non fa ancora parte della sua produzione, diciamo, da pochi secondi e è molto difficile all'ascolto. È ancora il Webern decadente, molto romantico, molto, molto caldo, molto bello. E terminerà un po' quella che è la gloria del nostro corso, che quest'anno fa l'ultimo concerto per noi da studente, perché dopo 4 anni ci lasceranno per altri lidi, che è il quartetto Nus, di cui siamo molto fieri, che insieme al quartetto Guadagnini, come diceva Roberto, ci sta dando grandi soddisfazioni, sta vincendo premi e è iniziata una carriera concertistica. Ecco, Quartetto di Cremona, tanto per ritornare al vostro, che rappresenta anche Cremona a livello internazionale. Sì. Tanto che vediamo queste immagini, abbiamo visto poco fa proprio di un Silvia. vostro concerto al Museo del Violino. Noi siamo molto contenti di questo perché è stata un po' una casualità. Quando dovevamo scegliere il nome del quartetto, avendo studiato tutti a Cremona, l'Accademia Stauffer, ci è sembrato bello omaggiare la città e l'Accademia con questo nome, anche perché Cremona effettivamente nel mondo è legata e conosciuta per la sua grande liuteria, diciamo quella antica, quella più famosa di Stradivari, eccetera, e quella anche moderna, perché abbiamo visto che rimane un punto di riferimento. Quando qualcuno vuole cercare uno strumento, viene a Cremona, sempre, come prima tappa passa a Cremona. La cosa divertente a proposito di Cremona e genovesi è che, essendo tutti genovesi, capita a volte nel mondo. L'ultima volta mi sembra fossimo a New York e dopo un concerto arrivò una signora: io sono di Cremona anche se vivo qua, e noi dobbiamo dire benissimo, noi Noi siamo no. quattro genovesi. Però ecco, suoniamo un po' in tutto il mondo e devo dire è una gioia e un onore per noi portare il nome della città ovunque, davvero. Adesso a giugno debutteremo per la prima volta in Russia, che era un po' siamo stati a San Pietroburgo tanti anni fa, ma era una cosa organizzata dall'Istituto Italiano di Cultura. Quest'anno invece un grande festival ci ha invitati, quindi è il nostro debutto ufficiale di cui siamo molto contenti e anche lì porteremo appunto il nome della città. Ecco, qual è il livello di questi quartetti? Roberto ci ha già anticipato che è un livello comunque molto alto, però insomma chi li ha seguiti, chi ha insegnato e li ha seguiti anno dopo anno può anche raccontarci un po' quella che è stata l'evoluzione di Certo, questo percorso di studi.
Il livello è molto alto e sta diventando troppo alto, tant'è vero che stavamo pensando con i nostri colleghi di cominciare un po' a insegnare meno, vorremmo continuare a suonare. No, adesso scherzi a parte, devo dire è un livello davvero eccellente ed è in crescita, perché la tradizione del quartetto d'archi in Italia non è mai stata, dopo il quartetto italiano, particolarmente seguita. Noi siamo un paese di cantanti, di direttori d'orchestra, di grandi pianisti. E lo stesso Giuseppe Verdi appunto diceva, scriveva che secondo lui la musica da camera non avrebbe mai attecchito troppo in un paese di individualisti come quello che considerava lui l'Italia. Invece questa cosa sta cambiando, questa tendenza sta cambiando e noi, grazie alla cattedra dell'Accademia Stauffer, stiamo cercando di portare la tradizione del quartetto in Italia. E in questi 4 anni abbiamo avuto, devo dire, un aumento esponenziale sia dei gruppi interessati che del livello tecnico e musicale. Tanto è vero che, come diceva appunto, come ricordava Roberto, il quartetto Guadagnini è già stato insignito di questo premio, sta studiando e suonando all'estero, il quartetto Nus è stato appena preso nella prestigiosa Accademia di Madrid, dove insegna il primo violino, quello che è stato il primo violino del quartetto Alban Berg, con cui siamo in contatto, che abbiamo conosciuto, quindi, come dire, siamo contenti perché è quello che serve a questo nostro paese. Il quartetto d'archi è molto importante, è una forma di musica meravigliosa, nobile, altissima, molto amata, nonostante se ne parli poco, anzi è molto bello essere qui oggi a poter parlare di questo e a perorare questa causa. Roberto. Sì, tra l'altro, per spendere due parole, anche se non ne hanno bisogno, per i maestri del quartetto di Cremona, loro compiono quest'anno 15 anni di attività. E questa domenica, cioè il 31 maggio, suoneranno alla Wigmore Hall di Londra, che è veramente uno dei tempi mondiali della musica da camera, dove hanno suonato i gruppi più grandi e i più grandi solisti della scena internazionale. Poi saranno impegnati ancora negli Stati Uniti, in Irlanda, per un festival estivo molto importante, ed è veramente un ambasciatore di Cremona, città della musica nel mondo, tanto è vero che, Cristina, ricorderai, settimana scorsa il presidente della regione ha presentato proprio qui in anteprima a Cremona questo video di Expo in cui Cremona è rappresentata dalle note del quartetto di Cremona, per cui è veramente un fiore all'occhiello per Cremona, città della musica, e credo anche per loro di essere questa sorta di ambasciatori della nostra città. Quindi appuntamento questa sera? Appuntamento per stasera. E poi l'8 e il 9 giugno per, comunque non dimentichiamo, gli altri importanti maestri storici dell'Accademia Stauffer, Accardo Giuranna e poi Filippini e Petracchi per le altre due serate di omaggio a Cremona. Ecco, noi siamo in chiusura, io ringrazio quindi Roberto Codazzi che come sempre ci accompagna ospiti meravigliosi, sono ben felice di essere riuscita a parlare anche un po' di Genova con Simone Gramaglia, violista del quartetto di Cremona. We'll be right back.